Facciamolo entrare, vieni Gianluca, vieni. Eccola qua. Guarda che magnifica che è, guarda qua. Mi date anche il bigliettino per piacere? Allora, c'è anche questa. Gaetano! C'è anche questa. Gaetano! Io però vorrei loro. Tutto al contrario, sì. Tutto al contrario. Il regalo, sì. Ecco qua. Datemi il regalo. Bravo. Così? Così? Ok, perfetto. Allora. No, ti volevo leggere questa cosa, intanto è stata tosta a mano, perché ti volevo leggere questa cosa, lo so, è pesante, l'hanno preparata loro. Allora, innanzitutto permettimi di dirti... Permettimi di dirti che io ho presentato parecchi concerti di tuoi colleghi artisti italiani, ma il fan club che c'ha Gianluca Caprotti non ce l'ha nessuno. Questo lo devo dire perché girando per l'Italia insomma ne vedo parecchi, ma vabbè, ma Lorenzo però vabbè, allora nel regalo che troverai qua, per non parlare di quello che hai trovato in camerino quando molti dei nostri clienti della trasferia oltre al tuo fan club sono venuti a fare foto in camerino come promesso, troverai questo regalo e questa frase che dice: vorremmo scrivere per te un disco intero. Non è una cosa detta a caso, è quello che sentiamo davvero. Ma le prime parole che ci vengono da dire sono soltanto queste: tu ci fai impazzire. Se non esistessi tu, e magni fraude, ma se non esistessi tu, ti dovremmo inventare. Ma ti faremo così, perché così tu sei, unico, così. Vorremmo nasconderti tra le nostre ali per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa della vita ti sfiorano e ti feriscono. Non cacciare la lacrima perché esce sulla fragola. Vorremmo proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che possiamo fare ogni volta che cadi è rialzarti, tenendoti in braccio e riprendere poi insieme il volo. Poi sposti i capelli per una smorfia strana che capisce soltanto chi come noi ti ama! Ma tu lo sai che se questa torta me la dai a me io me la mangio tutta con la fame che ho. La diamo alla nostra security, vieni Luigi. E allora, prendiamo la torta e il regalo te lo lascio qua perché lo porterai in camerino. No, no, devi parlare tu perché loro aspettano una tua risposta. Di fugarlo, sì. Ovviamente quello che si fa. Ma io... Cosa succede qua? Eccolo. Commenti devi accontentare perché più dell'asta faccio la mezza asta, però se ti accontenti va bene. E c'è andata bene. Scusate, sono un po' imbranato, salce, sto buttando un sacco di... Ciao la ola! Oh! Grazie! Io, è la seconda volta che passo il mio semi-compleanno con voi ed è... Sempre bello, una volta l'anno scorso, quest'anno un'altra volta. E devo dire che capita sempre nelle serate più belle dell'anno. Non posso dire una cosa, voi avete scritto tante belle cose. Io vi posso solamente... la canzone in scaletta, quella subito dopo qual è? E dopo? Ah, perfetto. Vabbè, voi non vendite, dicevo, voi avete scritto che ogni volta che sono caduto